Buongiorno cari amici, ben ritrovati. Oggi è il 23, oggi siamo fortunati, oggi a Roma è, capito, no? 23, vai a cercare su Google e vedi che ti esce. Oggi ho cambiato macchina da ripresa, se può dire così. No, oggi ho messo la cosa, la fotocamera. Aspetta, oh, sembra, si vede? Mi vedi? Mi vedi, sì, mi vedi abbastanza bene. Allora, oggi ti voglio parlare di un prodotto che mi è stato mandato e ringrazio sempre e comunque. Eccola qua, te lo faccio vedere. Lo vedi? Eccolo qua. Bluebird Revenge. Eccola qua, sicuramente ho sbagliato la pronuncia perché io so, mi vedi? Sono un po' così. Ringrazio tanto perché ho visto che mettevo ogni tanto i like su Instagram, allora ho cominciato a buttare l'occhio così e mi hanno mandato questa. Allora, profumazione un po' particolare, io la sento un misto tra un limonato e un muschiato. Può essere che mi sbaglio, può essere che mi sbaglio, non lo so. Consistenza morbida, non è dura. E adesso la vado a provare. Oh, barba di 2 giorni, eh? Quindi famosa HD. Stamattina testo pure un rasoio, un gong vintage che non mi convinceva. Lo volevo vendere, ma non mi convinceva. Lo voglio provare prima su me stesso, in modo tale di sì, è fattibile o meno. Come pennello, ho scelto il Pantarei in maiale. E come prebarba, l'olio Salomon. Eccolo qua. Cominciamo, aspetta, cominciamo a fare una cosa intanto. Tanto mi inumidisco un pochino il visetto col pennellino. Eccolo qua, bel pennello. Mi vado a bagnare un pochino. Stamattina tra riffe e raffe è tardi, sto registrando a mezzogiorno inoltrato ormai. E vai, questo lo lasciamo ancora un po' in ammollo. E vado a prendere l'olio pre-shave. È molto 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 liquido questo olio, quindi quando lo prendi giralo così in modo tale che non te caschi. A mettere qualche goccina, ok, vediamo se va bene. Buon profumo pure questo, lo dico sempre, buon prodotto pure questo. Ah, eccoci qua, che bella cosa. La mattina svegliasse che voglio di farsi una barba e non c'è tempo di scappare via. Mannaggia la miseria. La faccio di mattina, la faccio all'ora di pranzo, cambia niente. Allora, quindi, thank you so much for this gift. Almeno questo l'ho detto in inglese. Vado a idratare il zabongino, ma credo che questa è una crema, infatti, vedi, mi sembrava troppo morbida. Di sapone e una crema, va bene così. Ah, poi rispondo un attimo a te che mi hai scritto l'altro ieri dicendomi che cosa. Diciamo, bella simpatia, tutto quanto, il miglior modo di presentarsi, però basta che poi si trasformi a un modo di fare stile Zelig. No, non è così. Se te faccio ridere oppure cerco di far ridere qualcuno, non è perché mi ci devo impegnare, perché mi esce naturale, sono fatto proprio così. Quindi, grazie per quello che mi ha detto, ma la seconda parte del discorso, beh, insomma, ha sbagliato un po' un attimo persona. Allora, via, cominciamo. A me piace prelevare direttamente qui dentro, non c'è sta niente da fare, piccolina, ma già si difende bene sta cremina qua, si sta difendendo proprio bene. Sta a vedere? Tiè, guarda che roba. D'altronde le creme inglesi, creme inglesi. C'è niente da fare, c'hanno il loro perché. Spero che si veda bene. Che se vi piace sta registrazione così, continuo a farla con la videocamera. Così almeno si riesce a vedere bene. Ecco, già montato, quindi il montaggio è qua. Veloce, devo andare pure veloce, sai perché? Perché la telecamera più di 30 minuti. Non registra, me le seleziona. Questo mi hanno spiegato che è una cosa che fanno le case produttrici per farla passare da fotocamera e non videocamera, perché sennò dovrebbero pagare di più per l'importazione. Quindi, di conseguenza, mettono questo blocco. Mazza quanto ha schiumato! Complimenti, complimenti, complimenti veri e propri. Pochi giri di pennello e già sta situazione qui. Tiè, boh,
bella compatta, buon profumo, profumo ottimo, quindi ragazzi, se vi capita, questa è una di quelle creme che a tatto ti dico subito comprala, comprala. Poi vabbè, pennello come è caldo, costo caldo, insomma, neanche la cosa migliore, però incredibile, oh. Lucida, punto giusto, solo che ci mette un po' più di acqua per renderla un po' più morbida, perché l'effetto schiumogeno è molto alto, molto alto, come vedete da te. Eccolo qua. Ah, poi c'è chi mi ha detto, ma quando è che fai un sapone fatto a casa, così te lo voglio vedere. Mo quando c'è un attimo di tempo ci provo, dai, ci proviamo un attimo, cosa mai, poi il pacchetto e faccio il sapone artigianale pure io, eh? Che tanti di voi mi mandano un'email, poi c'è un ragazzo che mi ha mandato un'email e ancora devo parlare di lui, a tal proposito, e mi scuso tanto, che mi ha fatto, mi ha mandato un'email con delle foto per quanto riguarda la costruzione di supporti portapennello fatti con dei materiali, tra virgolette, che si trovano dai cinesi o chi rivende prodotti per la casa a basso costo. Poi dovrò fare una cosa in merito. Allora, ho scelto il gong perché questo davanti è leggermente consumato. Non so se penso che tu riesca a vedere la lama. Aspetta, sto a guardare dietro lo specchio. Pensa un po'. Vedi, costa e punta sono abbastanza consumate. Allora, vediamo se va, se è efficace o meno. Proviamo. Tanta crema, perfetta. No, pensavo peggio, invece va. Pensavo peggio, invece va. Adesso c'ho bisogno di un'altra po' di coramella. Crema, ragazzi, veramente ottima, scherma benissimo. Quindi se la trovate, compratela. Ah, poi un'ultima cosa e poi mi sto zitto, continuo a farmi la barba che è la cosa che mi piace di più. Quando mi dite ma non te sei fatto, si vede ancora la barba? Sì ragazzi, perché quando registro la maggior parte delle volte lo faccio con cadenza quotidiana, quindi di conseguenza il giorno dopo se faccio un contropelo non posso registrare, quindi un po' me la lascio. Sì, dovrei fare un po' più di contropelo, sono d'accordo con voi, ci avete ragione. Però lo faccio quando so che per due giorni o un giorno non registro e ho tempo, ho un po' più di tempo. Quindi solo per quello. Aspetta, vediamo se riesco a farti vedere quello che mi ha portato via. Vediamo se la fotocamera è migliore rispetto alla tele. Ok, a posto. Ragazzi, sto andando in modo celere perché tra un po' mi scade il tempo. Sembra quando vai a lavare la macchina che stai con la lancia, no? Che metti i soldi. Dopo un minuto. No, perché dai una botta pure con il lume di rocca in modo tale da posto. Veramente ottima crema, ottima crema. Io vorrei dire a Blue Revenge se mi può mandare qualche altra cosa.
Posto comunque veramente veramente bene, eh? Poi logicamente pure l'olio pre-shave fa il suo. Saluto pure Paolo, Paolo Salomone, che ormai è un amico. A posto. Vediamo la scocciatura è qua, si concentra qui, fammi vedere quanto mi è rimasto, 16 minuti, ok, a posto, gliela posso fare, raga, gliela posso fare. Allora, per andare un po' più pesante, senza passare, fare il contropelo, come al solito, al lume di rocca, boom, morto qualcuno. Mamma, la corsa contro il tempo, porca paletta ladra, è un macello, quando è così è un macello. Ah, oh, a proposito, ringrazio tutti quanti, siamo arrivati a quota, almeno da quello che ho visto ieri sera, 2900 iscritti, dai regà, dai, arriviamo a 3000, dai. Che poi se state ve ammorbo, non ha smontato per niente ragazzi, vi ammorbo con le mie sbarbate dal campeggio, quindi ti ho detto tutto, fatevi vivi, che almeno stiamo in contatto. Io purtroppo ieri su Facebook non ci sono stato per niente, perché ci ho avuto una marea di cose da fare, ringraziando Dio, ogni tanto mi sposto, mi muovo. Ottima crema. L'unica cosa che devo verificare se c'è sta il tallo dentro, se c'è sta o meno, a parte a me non è che mi interessa più tanto, però se questo mi dà scorrevolezza sulla lama, va bene. Oh, sembra stucco, tra virgolette, un pochino, ma te posso assicurare che è molto morbida. Molto, molto morbida. E scherma parecchio. Ma sarei mai aspettato. Tocca al lume di rocca con le mani, con le dita, in modo tale da avere più grip sul rasoio. Adesso la parte bella è la parte laterale. Seconda passata sempre più leggera, mano sempre più leggera. Via. Sembra una nuvola sta crema, sembra una nuvola. Ok. La cosiddetta cagnara, senti. La cuccioletta che piagne.
Bella di papà. Bella di papà. Chissà se lei mi guarderà mai mentre mi sbarbo. Oppure lei mi dice, oh, madonna, se mi sembra in vecchio. No, meglio che non fa sta voce qui da pranzo, però. Ah. Oh, senza offesa, però da una donna ti aspetti che ci abbia una voce un po' più delicata. Già mia moglie c'ha una voce abbastanza pesante, peggio della mia. Anzi, se vede sto video penso che mi chiede il divorzio subito. Allora, belli di casa, fatto, sbarbata fatta con un profumo di questo, il gong è perfetto. Quindi sto gong mi sa che chiamo un amico, glielo dico, guarda, taglia, te lo vendo, perché io non vendo rasoi che non tagliano, cioè se non mi tagliano sul bisogno non li vendo proprio. Quindi a maggior ragione, detto questo, ragazzi, io ringrazio un'altra volta Blue Bird Reverence, thank you so much. You can send me another simple, thanks a lot. Grazie a tutti quanti per l'ascolto, ragazzi, vi saluto con che cosa? Con l'ultimo pezzo forte della sbarbata di oggi, del 23, quindi bucio te. Eccola qua, colonia preferita da Napoleone Bonaparte. Ah, mi ricordavano magni la ragosta, che te devi pulire con le salviettine che c'hanno sto odore. Detto questo, lasciatemi un commento, lasciatemi il pollice in su e iscrivetevi al canale, perché dobbiamo arrivare a 3000, almeno spero, mi auguro che possiamo arrivare a questo numero. Iscrivetevi al gruppo di Facebook, non fate finta di niente, vi dovete iscrivere, prima cosa. Altra cosa che vi voglio dire, fatemi sapere gentilmente se vedete bene e meglio, anzi, vedete meglio il video fatto così o con la telecamera. Quindi, ciao a tutti quanti, oh, buon weekend, raga, se beccamo alla prossima, ciao!